Çıkan şeyler bu ya. Çıkan bir şey. Hadi ufiler bu, ufiler kaşın. Sakal ama bekliyor. Neyi? Alayım ama. Tabletin ya, canım tam oraya alayım. Tamam ben aldım. Anda bravo. Kaza zor değil. Mandar yan yan da hasta olmuş. Kaşın boyunca da bir şey è l'ultima giornata nel campionato di Serie C1 al Palasport di Casavatore, va di scena Trilem Casavatore contro Scalcio One. La Trilem ha chiuso il campionato al sesto posto, mentre lo Scalcio One dovrà per la salvezza giocare il playout il 3 maggio in casa contro il Male Ventum. Con le immagini andiamo ad analizzare questa partita con i padroni di casa che passano subito in vantaggio con il gol di Avallone per l'1-0. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo Nunziata sbaglia l'intervento e fa autogol per il 2-0. 3-0 di Acanfora. Poco più tardi lo stesso Acanfora troverà il punto del 4-0 servito da Palumbo. Sul finire della prima frazione di gioco la Trilem troverà anche il 5-0 con il giovane Adamo. Lo Scalcio One non molla e accorcia le distanze con Di Donato proprio sul finire della prima frazione di gioco. Dopo questa carambola i due difensori della Trilem non riescono a togliere la palla dalla porta. 5-1 con le immagini possiamo andare alla zona ripresa con lo Scalcio One che trova subito il punto del 5-2 con questo bellissimo gol di Carcadella dopo la parata di Capiretti. Arriverà anche il 5-3 dell'altro avallone dello Scalcio One che riapre di fatto i giochi. Poco più tardi 6-3 della Trilem con questo bellissimo colpo di attacco di Campolongo. Arriverà anche il 6-4 per lo Scalcio One che accorcia nuovamente le distanze su questa azione insistita e arriverà il tiro, il passaggio, il tiro di Avallone intercettato per l'autogol del 6-4. Un'altra carambola poco più tardi sempre con un Avallone scatenato porterà al 6-5. Sfortunato qui l'estremo difensore della Trilem. 6-5 nel finale arriverà il gol bellissimo di Capitan Pezzella con stop di petto, il tiro al volo per il gol del 7-5. Nel finale la rete di Avallone varrà il 8-5 finale. Andiamo ad ascoltare le interviste nel fine partita del nostro inviato Giuseppe Brillante dopo il saluto e lo scherzo tra Palumbo e Gargiulo. No, ma non mi inquadro io. Vince la Trilem, parola mister, partiamo da mister Floro. Che partita è stata e un giudizio generale sul campionato del Casavatore? Che partita è stata? È stata una partita di fine stagione. Approfitto di fare il bocca al lupo all'amico Francesco per la prossima partita. Per quanto riguarda il nostro campionato, è finito con una vittoria, però c'è un po' di rammarico per non aver raggiunto il playoff, però tutto sommato è stata un'annata positiva. Un voto al campionato della Trilem? 7. Andiamo da mister Gargiulo. Mister, un giudizio sulla partita di oggi? Come ha detto già Carlo, è stata una partita di fine anno, una partita dove abbiamo preferito non rischiare i diffidati, abbiamo preferito, avevamo anche tre squalificati per diffide varie procurate in questa partita di stagione. Abbiamo preferito giocare con i ragazzi a juniores e dare un po' di spazio a loro in prima squadra, in C1. Mi fa piacere perché i gol sono arrivati tutti dai ragazzi juniores, sebbene poche, però sono arrivati tutti dai ragazzi juniores e fa veramente piacere vedere questi ragazzi che cominciano a confrontarsi con questo calcio. Mister, per lei altri 60 minuti di passione, il 2 maggio ci si gioca tutto contro il Maleventum. Che partita ti aspetti e che percentuali dai alla tua squadra di salvarsi? Guarda, sono partite secche, noi partiamo con un leggero vantaggio solo per il fattore campo, però sono partite secche, la dimensione del campo nostro è simile a loro, quindi non sfruttiamo nemmeno come fattore campo quella che può essere il vantaggio dalle dimensioni. Dai miei mi aspetto una partita come ne hanno fatte tante altre, poi alla fine dei 60 vedremo chi è stato più bravo. Capitan Pezzella, ultima vittoria che non vale per la classifica, sesto posto finale, che campionato è stato per la Trilem? Allora ci resta questa vittoria, è stata un campionato anomalo, purtroppo tra alti e bassi. Alla fine è arrivato questa vittoria, finiamo con questa vittoria. Quello che conta è che ci siamo divertiti e adesso ci lanciamo per il prossimo anno.
punta di media per centrare questi playoff con questa regola assurda. Vediamo un po' che succede. In quanto riguarda il piano individuale, l'anno prossimo obiettivi per Pezzella quali sono? Quello di giocare almeno un altro anno, è già quello un grande obiettivo, poi vediamo il resto. Ultima cosa, diamo una pagella alla Trilem per questo campionato. 7. Alfonso Azziello, preparatore atletico della Trilem, finisce in bellezza il campionato del Casalvatore con forse un po' di rammarico. È stato un buon campionato, forse poteva finire meglio rispetto alle prospettive iniziali, però diciamo tutto sommato siamo quasi a playoff, abbiamo quasi mantenuto gli impegni invece a inizio campionato. Poteva andare meglio, però a volte bisogna sempre considerare le squadre avversarie come si presentano a cospetto di una squadra come la nostra, che non è certamente una squadra di gente che non ha mai saputo giocare con un giocatore. Parliamo di te, complimenti da parte di Punto 5 per il nuovo incarico che ti hanno dato. Bella, molto, è gratificante, molto gratificante stare al cospetto di un mister come Ugo Cocchia, sentire la fiducia in un ambiente, penso per il lavoro che ho fatto è un giusto premio a quanto ho fatto appunto in questi 10 anni. Luca D'Addio, giocatore della Trilem, oggi assente per infortunio, un giudizio sul campionato della Trilem? È stato un campionato un po' strano, eravamo partiti per un obiettivo, quello di playoff, e non c'è riuscito, però diciamo tutto sommato, dai, è stato buono, si poteva fare di più. Quanto rammarico c'è in questo sesto posto finale? Che... Tantissimo, perché abbiamo buttato punti per strada come ce l'aspettavamo. Abbiamo perso e pareggiato partite che sulla carta avevamo fatto un progetto, però cioè, si sa, il calcio questo sport è imprevedibile. Proiettiamoci all'anno prossimo. Quello che vuole fare Pezzella, vediamo come vuole gestire la stagione. Noi siamo qua a disposizione di Beppe Pezzella. Finisce il campionato della Trilem, parola agli under, partiamo dal portiere Carlo Capiretti. Che campionato è stato e un giudizio sul tuo campionato? È stato un campionato con alti e bassi. Noi puntavamo a playoff, solo che Saviano diciamo, si è dimostrato superiore e ha raggiunto il playoff da solo. E noi comunque abbiamo fatto un bel campionato e ce la siamo giocata fino all'ultimo, poi le ultime partite sono andate un po' così. Un giudizio su di te, primo anno da titolare fisso, che campionato è stato, obiettivo per la prossima stagione? È stato un bel campionato, io non partivo titolare, è il mio secondo anno in questo sport. E, è stato divertente. Piaciuto. Un voto sul tuo campionato? 6,5. Andiamo da Francesco Vallone, campione d'Italia con Napoli 3 anni fa. Che campionato è stato il tuo e della tua squadra? Beh, la squadra oggi, cioè il campionato della squadra non è stato un granché, cioè, siamo partiti con un altro obiettivo, volevamo centrare i playoff, purtroppo abbiamo peccato in tante trasferte. Il mio campionato ho avuto delle difficoltà all'inizio, poi pian piano mi sono ripreso e potevo fare meglio.